Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo questo video è nuovo, Elvis, oggi facciamo un video sul calcio, la partita sulla televisione in generale. Ok ragazzi, vediamo questo. Oggi ve lo dico, senza le sciglie è dura, senza il mio top player servirebbe un miracolo. Oggi però è il 12 marzo, è San Massimiliano, è il mio santo. Devo inventarmi una cosa delle mie. Allora, Sturaro Terzino non c'è più. Potrei mettere Ronaldo, ecco là, Ronaldo Mediano. No, quello mi manda a cagare. Ecco quello, Ebrechan. Emre Can in difesa, che ne dici? È data. Signor arbitro, no, non ho niente. Coltellini, lamette, non ho niente. Ho soltanto il naso, ma quello non posso farci niente. Ecco l'interista Godin. C'hai già tutti i gufi che fanno il tifo per te, Grande Godin, qua nell'azzurro, è già il nostro nuovo capitano. Questa settimana per noi è fondamentale. Abbiamo giovedì il ritorno dell'Europa League. Domenica il derby, la partita decisiva è stasera. L'obiettivo stagionale è l'eliminazione della Juventus, no? Dai, ciao, dai! Molto simpatico. Buonasera a tutti. Buonasera, signora. Allora, l'anno prossimo torno io, Cacciughina stasera esce o lasciate a casa? Lo so, sono più bravo. Ciao, Andrea, il contratto è firmato allora, già fatta. Si dà per Real Madrid, quindi ci sarò io. Buonasera a tutti, sono tornato, ci vediamo a giugno. Ah, mi siedo là, c'è il panchina stasera? Se stasera segno, le mostro il culos. L'altra volta il pacco e stanotte il culos. La partita è cominciata. In questo momento con Spinazzola oggi è scatenato. Sembra quasi meglio di De Sciglio. Quasi però, No, è meglio De Sciglio, Sia chiaro, Allora che schizza in mezzo, rimane lì in rete. Attenzione, l'arbitro per annullato. Godo annullato. Con il VAR giustizia è fatta. Non c'è più a lui fa il vostro amico Platini a salvarmi. Allora per l'anno prossimo avrò pure Ramsey a disposizione a centrocampo. Poi guarda Ronaldo, chissà che cosa straordinario farà con me. Con la ciuchina, insomma, se pronto ci col d'acqua, non riesce a esprimersi. Ha segnato CR7! Così non va bene, calma! State giocando troppo bene! Dobbiamo difendere l'1-0! Calma, tutti dietro! Ma cosa sta facendo questo? Ha detto tu di giocare così bene! I cioli come me, gli spogliatori daranno una bella strigliata a tutti, non è come a Civina che è una mezza calzetta. Il secondo tempo vedrai, sarà tutta un'altra storia. Attenzione, rete! E il gol ha raddoppiato la Juventus! Ronaldo, il pallone ha superato la linea! Ma che cazzo fai, Godi? Si fa anticipare da Ronaldo? Basta, gli tolgo la fascia e la ridò all'Icardi. Calcio spettacolo, sono impazziti tutti qua! E allora mi ci metto anch'io! Oppa, che tecnica! Colpo di tacco! Alla Sturaro! Facevi cagare da calciatore e ancora di più da allenatore! Aspettami supplementari, signore il nostro. È rigore! È rigore! È calcio di rigore! Ecco l'aiutino! Come al solito! Pure in Europa! Ma che fa l'arbitro? Non va al VAR? Se non va al VAR, se ne va a fanculo! Della rincorsa di Cristiano Ronaldo, adesso rete! Porca puttana, via! Acciughina non sembra più. Ora mi tocca andare a gufare giovedì di Inter per Spalletti. La bamba Charrua! Sì! E dopo questa vittoria riapro i social. Fammi twittare. Sono tornato. Un saluto agli anti-Allegri. Hashtag Allegri House. Via con la foto. Beh, che partita la Juve, sono contento per i miei ex compagni. Tripletta di Ronaldo, proprio lui che m'ha fatto gol l'anno scorso, Adesso speriamo che arrivino in fondo e che la vincano, proprio l'anno in cui non ci sono io, la maledizione della Champions League pour moi, tir giù tous les saints, Saint Germain, e magari la vince la Juventus di Emre Can, King Can, porco Can, porco di quel Can, porte de quel insensibile. Oh, volan volan les madone nel cielo di Paris. Voi a casa non fate gli insensibili, mettete like al video e seguite gli autogol su YouTube. Ah, se tu vinci la Champions League, tu...
Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un like se vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video.